Primo KO per il Città di Castello della gestione Silvano Fiorucci, con l'Aquila che incassa 3 lingotti d'oro grazie al gol in extra time di Bartoccini. Inutili ai fini del risultato gli sforzi dei padroni di casa per difendere il pareggio. Alla fine i 3 punti se li aggiudica la squadra di Massimo Morgia. Primo tempo di predominio aquilano, con il passare dei minuti la squadra di Morgia guadagna terreno, alza il baricentro, crea pericoli ad un Città di Castello che cerca di difendersi come può. Al 17esimo è Minincleri a creare scompiglio dalle parti di Simone con un tiro insidioso, ma il portierino del Città di Castello evita il peggio. Al 22esimo altro tentativo di Zane su calcio di punizione, ma il numero 10 rossoblu non c'entra il bersaglio. Al 24esimo tiro cross di Sieno respinto con i pugni da Simone in uscita di sicurezza. 26esimo ancora l'Aquila in attacco, appoggio di Dictevicius per Russo che tenta il pallonetto, ma palla che si spegne oltre la traversa. Si riparte nel corso della ripresa al 5° minuto con il Città di Castello pericoloso in zona gol, con Mancinelli che recupera palla, serve l'assist per Capitan Missaglia che però non riesce a concretizzare. Passa 1 minuto e ancora Città di Castello in avanti con Missaglia che ricambia la cortesia dell'azione precedente con Mancinelli che non sfrutta l'occasione propizia. Al 10° minuto la risposta della formazione aquilana sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ganci. È il solito Minincleri a tentare la battuta, ma il suo tiro non crea gli effetti sperati. Al 14esimo traversone dalla destra di Missaglia, uscita dai pali di Farroni che respinge palla, ma al tempo stesso va a scontrarsi con il compagno Pepe, con entrambi che rimangono a terra per qualche secondo a causa del contatto fortuito fra i due. Al 26esimo brividi per il Città di Castello con Russo che colpisce il palo, ma l'assistente dell'arbitro Rainone Di Nola aveva ravvisato una posizione irregolare dell'attaccante rossoblu. Al 43esimo ci riprova Minincleri, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Il Città di Castello difende con le unghie e con i denti lo 0-0 fino al 91esimo, quando un'incornata vincente di Bartoccini su cross al bacio di Russo consente alla squadra di Massimo Morgia di passare alla cassa ed ottenere l'intera posta in palio. Sì, è difeso con le unghie e con i denti, avendo 3 palle gol nitide all'inizio del secondo tempo, che cambiava la musica, non cambiava la qualità dell'Aquila, perché una squadra che a livello di qualità individuale è una grossissima squadra. Però, se ben mi ricordo, non c'è stato un tiro indirizzato nella zona del portiere. Un tiro in tutta la gara. Quindi la squadra, sotto l'aspetto difensivo, ha fatto una partita perfetta, equilibrati tatticamente, quindi cominciano a saper stare in campo. Chiaramente, piano piano devi riuscire anche a fare qualcosina di più in fase offensiva. Ma io speravamo sempre, il pallino del gioco l'abbiamo sempre avuto in mano noi, avevo chiesto pazienza perché in un campo bellissimo come questo, ma anche molto stretto, con 10 persone dietro la linea della palla non è facile giocare, dovevamo avere pazienza, potevamo rischiare di prendere qualche infilata, non l'abbiamo presa se non nei primi minuti del secondo tempo, abbiamo concesso le uniche opportunità, poi abbiamo sempre tenuto in mano la partita che non era facile sbloccare.